Abbiamo sentito uguale. Pronto? Ah! Ah, la sala è pronta? Ah, sono che la sala è pronta! Ma amore, stai zitta per piacere. Cioè, non mi devi sempre far vergognare. Senti, signora, lei ha qualcosa da dire? Ha presente quelli pieni di lana, proprio quelli con la coda corsa. Pochi ciaggi. Si riesce a fare il cane grosso e il cane piccolo anche. Col cane piccolo le piace di più. Senta, signor Marchetti, abbiamo solo 15 minuti per partorire, perché purtroppo c'è la sala sovraffollata. 15 minuti, signora, purtroppo. Era l'arma antincendio. Dobbiamo farlo in macchina questo bambino. Va bene, io ci sto a fare. È un po' scopa questa sirena, la dovrebbe cambiare. Non c'ha fiato, dovreste andare in giro in bicicletta con Michele. Andiamo. Ma che macchina? Eh? Ma scusa, ma non posso mica fare una 500 del 1963? Dai, il tuo cavallo questa, eh. C'ha ragione, signora. Ma sto marito c'ha una macchina che è troppo piccola. È il flaxo! Vuoi il cavello? Io l'ho comprato dai cinesi che sono filippini. Senta, no! Vedo la testa! Sì, signora, vedo la testa perché... Sta già piangendo, sente? No, vuoi la bombola d'ossigeno mare? Ok, mettete da un calcio. Ho visto, ma è carinissimo, mi assomiglia un sacco. Amore, capito cosa voglio dire? Se assomiglia a me, assomiglia a me. Amore, è uguale. Il bambino c'ha già un telefonino, ma tu... Sì? Ah, signor Chicco? Ah, una fornitura gratis di tutti i giochini. Grazie. Anche mia moglie ringrazia. La saluto. Sempre Marzio. Un pacco del genere di ricordità. Non si è mai visto.